Ciao, sono Gabriella Paolini e sono una ricercatrice del GAR, la rete nazionale a banda ultralarga dedicata alla comunità dell'istruzione e della ricerca in Italia. Siamo degli specialisti della rete, quella che serve anche a far funzionare il vostro smartphone. Anzi, siamo noi stessi a costruirla per ricercatori, medici, università, biblioteche, musei e scuole. Illuminiamo 15.000 km di fibra ottica su tutto il territorio nazionale. Cosa sarebbe la nostra vita senza internet? Ma sappiamo veramente come funziona? Perché il nostro videogioco preferito lagga e come si fa a mandare una mail dall'Italia alla Cina? In questo laboratorio scopriremo proprio come funziona internet. Per capire come funziona internet dobbiamo diventare degli ingegneri di telecomunicazioni e costruire la nostra rete. Abbiamo bisogno di un sacco di cannucce di carta o compostabili come queste, poi della plastilina, delle mollette per i panni rubate allo stendino e poi abbiamo ancora bisogno di una rivista per ritagliare una foto, questo è il giornale del GAR, delle forbici per ritagliare, mi raccomando con la punta arrotondata, e della colla. Ci sono tanti fili nella nostra vita. Noi non ce ne rendiamo conto, ma mentre camminiamo, mentre andiamo in auto, sotto il terreno ci sono tantissimi cavi e questi cavi sono in fibra ottica. Nel nostro laboratorio saranno le cannucce di colore rosso. Poi ci sono altri cavi, per esempio in rame, e nel nostro laboratorio saranno le cannucce di colore arancione. Poi ci sono dei cavi che noi non vediamo, sono invisibili e sono quelli che servono, ad esempio, a collegare il nostro smartphone. Sono quelli che servono per le reti 3G, 4G, per il Wi-Fi. Sono invisibili e noi li rappresenteremo con delle cannucce di colore azzurro. Azzurro come i miei capelli, azzurro come il cielo. Tutte le informazioni che passano sulle nostre cannucce poi arrivano a delle apparecchiature che servono per trovare la strada migliore, quella più veloce. In italiano infatti si chiamano istradatori, ma forse conoscete meglio il termine inglese, router. Nel laboratorio i router saranno fatti da palline di plastilina e serviranno per connettere le cannucce. Vedete come funzionano bene come connettori? E adesso costruiamo la nostra rete. La nostra rete ha tanti collegamenti, infatti devo farmi un po' di spazio. Pensate alla vostra rete di casa, quanti collegamenti ha? Ci sono smartphone, tablet, ci sono elettrodomestici, televisore e poi anche la vostra console dei videogiochi. Ognuno di voi può creare la propria rete e poi collegarla a quella di qualcun altro. Perché la rete funziona proprio così, infatti internet si chiama la rete delle reti perché è un insieme di tante reti diverse. E questo serve anche per l'affidabilità della rete, perché se si rompe un collegamento, poi se ne può utilizzare un altro. La nostra rete è pronta, ma adesso dobbiamo vedere se funziona e per vedere se funziona dobbiamo fare un test. Nella vita reale scatteremo una foto con uno smartphone e le invieremo, ma noi usiamo un giornale e andiamo a prendere una foto e la ritagliamo. Cerchiamo una bella foto. Ah, dei cavi ovviamente, ecco qua. Andiamo a ritagliare la nostra foto. Quando dobbiamo mandare una foto su internet, questa viene divisa in tanti piccoli pacchetti. Ognuno può prendere una strada diversa, di solito è quella più veloce in quel momento. I router usano una procedura che si chiama hot potato, patata bollente, che proprio perché scotta bisogna passare al vicino nel tempo minore possibile. Quando tutti i pacchetti con le nostre informazioni sulla fotografia hanno attraversato la rete e arrivano a destinazione, ricompongono la fotografia originale. Che cosa succede se un pacchetto si perde? Nessun problema. Grazie al protocollo TCP, un pacchetto di servizio chiederà il pacchetto mancante e, magia di internet, arriverà un nuovo pacchetto, clone di quello perso che completerà la nostra foto. Adesso, quando invierete una foto, sapete che sta passando sotto i vostri piedi, oppure attraverso le onde radio. E se c'è qualche ritardo, forse è soltanto qualche pacchetto che si è perso. Continuate a costruire la vostra rete e se avete bisogno di informazioni, sapete dove trovarci, in rete!